nasce nel 1968 e da oltre 40 anni facciamo progetti in Africa, America Latina, Medio Oriente e Balcani. Lavoriamo per la pace e il dialogo, la difesa dell'ambiente, i diritti umani e per delle politiche di sviluppo sociale ed economico che siano eque e sostenibili. Il nostro punto di forza è sicuramente il personale. Il personale presente nelle nostre sedi nel mondo e nelle zone di field più remote. Il Cosv ha un team multiculturale in cui sono presenti professionisti sempre più solidi nelle motivazioni e nello sviluppo delle proprie competenze. Ci teniamo molto alla partecipazione del personale locale, che ha ruoli sempre più di coordinamento e sempre più tecnici. La nostra strategia si basa sulle relazioni con i partner storici e i nuovi attori della cooperazione: università, organizzazioni della società civile, autorità locali, imprese sociali, cooperative e imprese profit. Per noi cooperare significa mettere insieme conoscenze e competenze per lo sviluppo sostenibile. Il COSD aderisce alla carta dell'accountability firmata con Link nel 2007. E accountability, che cosa vuol dire? Vuol dire rendere conto a tutti i soggetti con cui lavoriamo, veniamo in contatto, rendere conto di ogni singolo importo che ci viene donato per i progetti. E per questo abbiamo il bilancio certificato, che viene pubblicato ogni anno insieme alla relazione sociale sul nostro sito www.cosv.org. Il COSV continua a operare nella cooperazione internazionale ponendosi come un attore terzo rispetto alle parti e ai portatori di interesse che si trovano nei paesi dove operiamo. Questo significa essere un ponte fra quella che è la nostra società, la nostra cultura e la società civile dei paesi dove appunto lavoriamo. Essere un ponte significa anche riuscire a lavorare sulle problematiche comuni, su quelle che sono le situazioni che importanti e rilevanti per entrambe le società, per la società nostra e dei paesi dove lavoriamo, e quindi ci permette di affrontare i problemi con soluzioni comuni, che sono le uniche che ci possono portare a condividere un futuro assieme. In questo momento è uno dei problemi più rilevanti, quello di capire come in realtà le società civili devono operare in modo congiunto e in modo comune per quelle che sono le sfide del futuro. Uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Affrontare le problematiche alle radici significa appunto poter ragionare autonomamente ma in modo congiunto a livello di partenariato. In questi ultimi due anni al COSV abbiamo ribaltato completamente tutta la nostra strategia e tutte le nostre attività, perché crediamo in una cultura della cooperazione che sia un rapporto di solidarietà fra i popoli, fra le persone, fra coloro che credono ancora nelle possibilità di questo mondo. Quindi ci stiamo soprattutto andando verso dei progetti di cooperazione vera e propria, che siano proprio delle relazioni forti fra noi e i nostri partner. Quello che ci interessa di più anche in questo momento è quello di provare a uscire da una serie di stereotipi sulla povertà, sull'Africa, sugli obiettivi di sviluppo, e provare quindi a rappresentare noi e i nostri partner in una visione decisamente più positiva, cercando di andare a prendere nel paese dove lavoriamo tutti gli aspetti che danno speranza, danno fiducia, soprattutto alle popolazioni più giovani.